Vediamo come si realizza in pratica un motore di Stirling, qua rappresentato in configurazione beta. Il motore Stirling presenta due pistoni, di cui uno è il pistone vero e proprio chiamato pistone di lavoro, è questo qua giù in fondo, e l'altro non è un vero e proprio pistone, ma invece si chiama dislocatore. Il gas è semplicemente l'aria, ecco, possiamo considerare gas perfetto, che si trova all'interno di questo cilindro. E la funzione del pistone di lavoro è quello di cambiare il volume. In questo momento il pistone di lavoro schiaccia il gas e quindi il volume diminuisce. In quest'altro momento il volume aumenta. Noi sappiamo che il ciclo di Stirling avviene fra due volumi, un volume massimo e un volume minimo. Questo è il volume minimo in questo momento. E il volume massimo invece si ha in quest'altro momento. Il dislocatore invece ha un'altra funzione, non cambia il volume del gas, ma semplicemente fa spostare il gas, cioè l'aria, tra la parte anteriore e la parte posteriore del cilindro. In questo momento il gas è nella parte posteriore. Quando il dislocatore arretra, il gas finisce nella parte anteriore. Adesso, per esempio, il gas sta andando nella parte posteriore. E ora di nuovo nella parte anteriore. Per quale motivo il dislocatore sposta il gas avanti e indietro nel cilindro? Perché lo porta a contatto alternativamente con la zona calda, ecco, in questo momento il gas avanza e va dov'è la fiamma, quindi qui si riscalda. Quando invece il dislocatore va a sinistra, il gas va nella parte fredda, nella parte dove c'è l'impianto di raffreddamento rappresentato da questo sistema ad alette. Quindi il dislocatore fa spostare il gas tra la sorgente calda e la sorgente fredda, e questo permette appunto di realizzare le due isocore di Stirling, cioè l'isocora in questo momento di raffreddamento, lo vediamo dal colore del gas che diventa blu freddo, e in quest'altro momento invece è il riscaldamento, il gas dove è la fiamma si riscalda. In quest'altra animazione virtuale vediamo sempre la stessa cosa, la configurazione beta del motore di Stirling. Il pistone di lavoro è quello superiore che modifica il volume del gas. Adesso il gas è al massimo, al minimo, al massimo, al minimo, quindi cambia il volume. Mentre invece il dislocatore cioè sposta il gas tra la zona calda, ora il gas è nella zona calda, e invece adesso è nella zona fredda, cioè dove si trova l'impianto di raffreddamento. Il motore Stirling può essere realizzato anche in quest'altra configurazione che si chiama configurazione alfa, dove vediamo la zona calda, dove c'è la sorgente di calore, e la zona fredda dove c'è l'impianto di raffreddamento. I due pistoni in questo caso si muovono in modo da modificare sia il volume complessivo del gas, ci sono dei momenti in cui il volume è massimo, il gas si trova in tutta questa zona, a vasi, diciamo un grande vaso comunicante che unisce i due contenitori, e quindi in certi momenti il gas ha un volume massimo quando i pistoni sono entrambi arretrati e ha invece un volume minimo quando i due pistoni sono entrambi schiacciati. E allo stesso tempo, oltre a cambiare il volume del gas, i due pistoni hanno la funzione di spostare il gas dalla zona calda alla zona fredda. Quando il pistone in alto arretra, il gas va nella zona calda e si scalda. Quando invece arretra il pistone in basso, il gas va nella zona fredda e si raffredda.